stiamo seguendo i tamburinari del paese. La tradizione vuole che questi personaggi vadano nelle case della gente a chiedere qualcosa proprio in questo giorno della festa. Allora, vogliamo chiedere ai tamburinari appunto cosa succede in questo giorno della Madonna della Grotta, dove vanno, che cosa fanno. Che facciamo? Iamo solamente buscavamo un pezzo di pane e se proprio andavo a vi dico com'era una volta. Una volta c'era bisogno e quindi automaticamente dopo la processione ne uscivamo per i casi e facevamo i cosiddetti prositi, sapete chi erano? Che buscavamo qualche cosa, ma tanti soldi erano scarsi, quando dava soldi? E allora ne davano qualche bicchierello di vino che gli avevo spunto, c'era qualcuno che ne davano soldi cielo, se era tempo d'inverno ne davano due figa, ne davano due castagni o eventualmente che volete un pugno che lo fava impurnato che ci chiesto che potevamo avere una volta. E adesso invece cosa vi danno oggi in questo giorno appunto dopo tanto tempo, cosa vi dà la gente quando andate a trovarli con il tamburo? Ma dipende dai paesi, specialmente che a benestare sono abbastanza accoglienti, sono ospitali, o gli arrivano da famiglie che vengono in Alta Italia, che arrivano e donano pure 5.000 lire. Sapete com'era che si svolgeva una volta? Che quando eravamo là a casa, ordinariamente sapevamo già come si chiamavano e facevamo questo tipo di sonata. Ecco, io vorrei chiedere a Comare Maria Rosa, un attimo soltanto, Comare Maria Rosa, voi come la vivete questa festa? Che facete questa festa? Che si cercaste la Madonna del Rosario? Madonna caramente perduna. Avete chiesto qualche grazia a questa Madonna, Comare Maria Rosa? Come no? Come no? È una Madonna che ha fatto tante grazie in questi anni. La Madonna nostra è te, assai, miracolosa. La voglio bene assai io. Grazie Comare. Allora, andiamo con i tamburonari ancora che ci fanno sentire qualcosa del loro repertorio. Sì, una volta era proprio questa sonata che facevamo quando facevamo i prositi. Basta Carlo. O prova. A secondo come si chiamavano, ammettiamo che a casa stava uno che si chiamava Girolamo e noi ci dicevamo Massaro Gialormo e Prositi, mille e mille di questi giornati e con 100 anni di buona salute, ma come vuole il cuore vostro. E poi ci facevamo una sonata. Una sonata che ad esempio se potevamo fare una sonata che diceva, un significato era viviti in un litro, i chili mastro amico, viviti il tutto e vedi che ti fa. Aspettavamo aquilo che cala o con la tafarella o con qualche cosa in tua mano che mi diceva figlioli miei, volevo posso dare in ciò, non ho altro accontentato. E ti accontentavamo con un pugno di castagno, con un pugno di fica, quando davano sordicello era figli di Dio. E così continuavamo in una casa e un'altra. Vediamo che poi diceva con Mare Marosa, che stava dicendo con Mare lei? Una volta? Una volta lei ho bisogno, ora ne ho bisogno. Bene, Comare, arrivederci e buona giornata.
donna chicca, se facciamo un prosito che io ho merda che questa è una cristiana trattosa. Donna cricca e prositi. A Madonna con una cent'anni di buona salute, pa come vuole il cuore vostro. Apposta per questa festa della Madonna, da dove è venuta? Da Mantova. Mantova. Ecco, con quale stato d'animo è venuta a questa festa vicino a questa Madonna? Per 4 giorni ho fatto un sacrificio enorme, ma l'ho fatto volentieri. Perché è una Madonna a cui lei ci tiene tanto per festeggiare ogni anno qui in questo paese questo bellissimo giorno. Sì, tanto, perché non siamo stati abituati. Mio papà ha fatto 50 anni in chiesa, ha suonato l'organo e ci ha educati da rispettare tutti, andare in chiesa, aspettare il Signore, la Madonna e tutti i santi. Quindi questo è un giorno che ci ricorda anche un carissimo amico come Tomasino, che non mancava mai in questo bellissimo giorno con il suo organetto in chiesa, con il suo organo in chiesa, e che sicuramente è una figura ormai che resta veramente indelebile nella mente di tutti noi. Sì, purtroppo mio papà è venuto a mancare 10 anni fa, per noi è stata una perdita grossa che non possiamo mai dimenticare, perché ha fatto bene a tutti e tutti lo volevano bene. Grazie, buona giornata. Anche a voi.